Oggi sono con Sua Altezza Reale Roberto D'Amato e parleremo di questo fenomeno, che è un fenomeno antico, però è anche un fenomeno odierno, che fa parte della nostra vita di ogni giorno. Parleremo della schiavitù, anche se oggi come oggi questo termine è poco utilizzato, perché abbiamo questa illusione della libertà, questa libertà che è un po' illusoria, perché poi la gente lavora per 2,50 € all'ora e quindi è una moderna schiavitù anche questa. Ma partiamo dall'antichità. Nell'antica Roma com'era la schiavitù? Diciamo che nell'antica Roma, come negli antichi egiziani, la schiavitù era molto istituzionalizzata, nel senso che era legalizzata. E questi due, sia gli egiziani che i romani, avevano un'economia improntata su un'economia schiavista, era una cosa fondamentale. Mancando gli schiavi, Roma e anche l'antico Egitto perdevano un peso economico non indifferente. Quindi l'economia sia egiziana che romana era costruita sulla schiavitù, anche se molti non lo vogliono ammettere, che parlano di Roma, sì, che ha dato il diritto, tutte le strade, i ponti, che rispettava i popoli, basta che pagavano le imposte, le tasse, però nessuno mette in evidenza la schiavitù, che era un fenomeno molto accentuato sia nell'antico Egitto che a Roma. Infatti il cristianesimo poté svilupparsi nell'antica Roma anche per il fattore che i cristiani abolivano la schiavitù, e quindi questo provocò anche una decadenza lenta dell'antica Roma. Ma in Mesopotamia e nei paesi arabi come funzionava la schiavitù? Diciamo che lì era un modo più sofisticato, nel senso che gli schiavi, sì, presi in guerra prigionieri, venivano utilizzati per i lavori più umili, più pesanti, però diciamo avevano uno status meglio degli egiziani e dei romani. Mentre i romani e gli egiziani usavano la schiavitù in modo esasperato, gli assiri e i babilonesi avevano un sistema di schiavitù fra virgolette più democratico, venivano trattati meglio, insomma, in parole povere. Sì, perché noi abbiamo anche la storia di Nabucodonosor, no? Sì. La deportazione del popolo ebraico, ebraico, no? Infatti gli ebrei un periodo furono deportati in Mesopotamia e rispetto a quando erano stati deportati in Egitto si trovavano meglio in Mesopotamia, perché venivano trattati più umanamente. Però sì, era sempre un fenomeno negativo, perché si trattava di uno sfruttamento attuato da una persona umana nei confronti di un'altra persona umana. Quindi diciamo era una cosa contro natura, una cosa scandalosa, insomma. Però molte economie di questi paesi si reggevano su un'economia schiavista. Nel periodo del Medioevo, qual era il mercato più grande di schiavi? Il mercato più grande di schiavi era la base di Algeri, che era gestita dai pirati barbareschi musulmani, e lì con le loro incursioni che facevano nei paesi cristiani, che avevano una forte motivazione ideologica, che ci consideravano infedeli, oltre a uccidere e a rubare, prendevano prigioniere le persone, e chi era benestante pagava il riscatto e riusciva a ottenere la libertà subito. Invece chi non aveva la possibilità restava schiavo a vita o un lungo periodo. Le donne, per esempio, finivano negli harem e gli uomini a fare i lavori più pesanti, insomma. Quindi era, diciamo che la schiavitù ha avuto proprio il centro con i mercanti arabi ad Algeri. Molti dicono che erano gli europei che hanno iniziato, però storicamente erano gli arabi che hanno dato un'impronta ideologica, religiosa e anche istituzionale della schiavitù. Quindi, diciamo, accusare solo gli europei di aver sfruttato la schiavitù mi sa di una cosa demagogica e faziosa. Ma perché venivano ridotte in schiavitù le persone presso i mercanti arabi? Cioè, qual era il motivo? C'era un motivo filosofico, economico? I mercanti arabi erano impregnati di una forte ideologia religiosa, musulmana, quindi anche ideologica, quindi era un motivo prettamente religioso, però anche i motivi economici non venivano palesati, però c'erano, insomma, perché avere manodopera a costo zero, a buon mercato, era una fonte di guadagno, insomma, quindi
è sempre il discorso che molte guerre, sia politiche che religiose, vengono combattute per motivi economici, solo che il fattore economico non sempre viene messo in evidenza. E uno dei momenti storici, che anche lei in un'altra intervista mi ha accennato, che ha fermato un po' questa deriva della schiavitù, è stato i momenti storici in cui si è opposti, no? Come a questo fenomeno della schiavitù in Europa e nel Mediterraneo, è stata la battaglia di Lepanto, sì. No? Quindi quando c'è stata la battaglia di Lepanto si è bloccato questo fenomeno della pirateria e della riduzione della schiavitù delle persone, esatto. No? Per un periodo almeno, sì, ecco, per un periodo, sì. Almeno si è riusciti un po' a sì. Contenere questo fenomeno, no? Sì. Tanto che Miguel Cervantes, immortale autore del Don Chisciotte, partecipò anche lui alla battaglia di Lepanto, riportando gravi ferite, e fu catturato dai barbareschi, che lo condussero ad Algeri, dove per 5 anni sembrerebbe sia stato ridotto anche lui in schiavitù. Scritto, sì. Quindi diciamo che anche questo scrittore e poeta famoso è idalgo spagnolo, ha subito la schiavitù, quindi diciamo che la schiavitù non riguardava solamente le persone umili, ma riguardava tutti i ceti sociali, perché gli arabi, avendo una forte connotazione religiosa e politica, attuavano la schiavitù nei confronti di tutti. E quindi diciamo che la battaglia di Lepanto ha attenuato il fenomeno della schiavitù nel Mediterraneo. Poi gli arabi hanno trovato, con la scoperta dell'America, i mercanti arabi hanno trovato altre vie da dove esercitare la schiavitù, attraverso la via per Dakar, nel Golfo di Guinea, in cui loro vendevano le persone di colore ai vari europei, portoghesi, spagnoli, inglesi, francesi, da quello che si sa storicamente della storia proprio della riduzione della schiavitù, sono stati molto tipo i fratelli Lafayette, no? Sì. E rubavano gli schiavi agli altri. Sì, esatto, sì. C'è esatto. Stato proprio un fenomeno della corsa, sì. Della pirateria, sì. Che rubavano proprio gli schiavi. Sì, esatto. Bene, la ringrazio, vostra grazia, e ringrazio per avermi dato quella possibilità di fare questa intervista sulla schiavitù.